Il precoce arrivo delle alte temperature estive ha messo in seria difficoltà molti tappeti erbosi e, come avete visto, il mio non ha fatto eccezione. Quindi ho individuato tre cause principali che hanno portato il mio prato a questa disastrosa situazione, ma che potete ritrovare molto probabilmente anche nel vostro. Il problema principale è stato quello di aver praticamente saltato la primavera. Tutte le microterme, indipendentemente dalla marca o dal mix che avete seminato, hanno un range di attività vegetativa ben definito, ovvero tra i 15 e i 25 gradi. Quanto più a lungo nel tempo perdurerà questa condizione climatica favorevole, tanto meglio il prato riuscirà ad vegetare ed irrobustirsi in vista della stagione più difficile dell'anno, ovvero quella estiva. Ma quest'anno, purtroppo, dalle mie parti, come in moltissime altre regioni d'Italia, questo periodo favorevole è durato pochissimo, all'incirca 40-45 giorni nella migliore delle ipotesi. Dopodiché il repentino innalzamento della temperatura ha di fatto bloccato qualsiasi tipo di attività vegetativa, impedendo al prato sia di riprendersi dall'inverno appena trascorso che di irrobustirsi a dovere in vista della stagione estiva vera e propria. Il secondo effetto negativo delle alte temperature improvvise è legato all'altezza di taglio. Il primo picco di calore è arrivato in piena attività vegetativa, periodo nel quale arrivo a fare anche due tagli a settimana. Quindi tendo ad abbassare notevolmente l'altezza del taglio per avere un po' più di margine tra una operazione e l'altra. Poi sono arrivati di colpo i 30 gradi con il conseguente stop dell'attività vegetativa e si è andato a creare un mix veramente letale per il prato, poiché a queste temperature solitamente l'altezza di taglio va notevolmente aumentata. Infine, se l'estate inizia prima, inizieremo prima anche noi a sfruttare maggiormente il giardino in generale e di conseguenza anche il prato, il che è sicuramente un bene per noi che ce lo godiamo maggiormente, ma per il prato è un enorme stress aggiuntivo, in quanto arriva in un momento in cui non è ancora pronto a supportarlo al meglio, poiché è appena uscito dal riposo vegetativo invernale e non ha avuto ancora il tempo di irrobustirsi a dovere. Oltre a ciò, la mia particolare situazione è stata ulteriormente aggravata da una grave carenza idrica, causata da un'inspiegabile rottura di un irrigatore, ma a tal proposito ho già un velato sospetto, mandando in secca metà del prato, poiché solitamente irrigando la mattina presto non vedo mai l'impianto in funzione, quindi mi sono accorto della rottura soltanto quando ho visto ingiallire il prato, ma ormai era già troppo tardi. Quindi vi mostro cosa ho fatto per recuperare questa ennesima situazione disperata e ci vediamo come sempre a fine video per le considerazioni finali. Allora, partiamo da una semplice considerazione di base. Prato ingiallito è un conto, possiamo ancora intervenire e risollevare la situazione. Prato secco è tutta un'altra storia. Una volta morto non ci resta che riseminare. Era il 13 di giugno ed ho tentato una soluzione estrema con una arieggiatura ed una risemina tardiva. L'arieggiatura con alte temperature è sempre molto rischiosa e molto spesso sconsigliata, poiché potrebbe dare il colpo di grazia al nostro prato, ma le condizioni erano già molto disperate, quindi ho tentato il tutto per tutto. Tra l'altro, il mio terreno è molto compatto ed argilloso, quindi già poco traspirante di suo. E per questo preferisco sempre rimuovere l'erba secca, onde evitare che questa assorba acqua e nutrienti impedendo che raggiungano l'eventuale parte sana del prato. Così, avendo ancora un po' di Xtreme Blue Padana Sementi avanzato dalla prova effettuata qualche tempo fa, di cui vi lascio il link in sovraimpressione, ho tentato una trasemina rischiosissima senza alcuna pretesa di successo, ma con mia enorme sorpresa ho notato che già sta germinando correttamente. Ho ricoperto i semi con del comune terriccio universale, che tra l'altro è sempre molto d'aiuto in caso di carenza idrica, poiché aiuta a mantenere un elevato tasso di umidità, favorendo la ripresa del prato residuo.
E per finire ho effettuato un trattamento liquido con un prodotto ad alto titolo di azoto e microelementi per aiutare il prato ancora in vita a riprendersi dal brutto shock subito. Questa era la pessima situazione al 13 di giugno e questo è il risultato dopo soli 17 giorni. Come potete vedere, anche le erbe infestanti hanno beneficiato del trattamento distribuito. Oltretutto, avendo traseminato, non ho più potuto tagliare il prato, dandogli modo di crescere indisturbate. Stava comunque procedendo tutto oltre le più rosee aspettative, ma poi è arrivata l'ordinanza comunale che ci impedisce di irrigare il verde privato, vanificando di fatto tutti i miei sforzi. Il prodotto che ho utilizzato è questo qui, si chiama Fertilif della Padana Sementi ed è appunto un trattamento bilanciato ad alto contenuto di azoto e microelementi che andrà a promuovere il risveglio vegetativo del prato e a colmare eventuali carenze di tutti quei microelementi indispensabili nella fotosintesi clorofilliana, causa molte volte degli ingiallimenti dei nostri prati. Per le dosi e la frequenza di applicazioni mi sono fatto consigliare direttamente dai tecnici di Padana Sementi. Ipotizzando un comune prato domestico di 100 metri quadri, la dose consigliata va dai 50 agli 80 grammi di prodotto diluiti in 10-12 litri d'acqua. Possiamo arrivare anche ai 100 grammi di prodotto nei casi più disperati come il mio, non correremo comunque il rischio di sovradosaggio. L'applicazione va fatta per via fogliare e ripetuta ogni 10-12 giorni. È consigliato un ciclo minimo di 3 applicazioni per godere appieno dei benefici di questo trattamento. Sono riuscito ad effettuare solamente 2 trattamenti e malgrado i risultati erano molto promettenti e già evidenti, ho dovuto interrompere il trattamento poiché è arrivata l'ordinanza comunale che ci impedisce di irrigare il verde privato. Quindi ho dovuto chiudere i rubinetti vanificando tutti gli sforzi precedenti. Tuttavia rimane un ottimo prodotto che vi consiglio in condizioni del genere. Lo possiamo utilizzare tutto l'anno sia a scopo preventivo che curativo. Ovviamente sarebbe meglio utilizzarlo a scopo preventivo. E questo prodotto non va a sostituire la concimazione granulare di base, ma andrà a colmare eventuali carenze dovute a stress termici oppure ad un elevato utilizzo del prato. È un prodotto abbastanza economico, il prezzo della confezione da un chilo si aggira intorno alle 11 euro. Ho notato però che non è molto reperibile online, quindi per acquistarlo vi consiglio di contattare l'assistenza clienti di Padana Sementi a questo indirizzo mail, oppure tramite una delle loro numerose pagine social. Da lì sapranno sicuramente indirizzarvi verso il rivenditore di zona più vicino alla vostra abitazione. Bene, temo che questo fosse l'ultimo video relativo al prato maturo, poiché dovendo chiudere l'irrigazione manderò tutto in secca e mi preparerò ad una corposa risemina autunnale. Quindi continuate a seguirmi poiché vi farò vedere tutto il procedimento passo passo per ottimizzare e preparare al meglio appunto una risemina completa. Grazie per aver guardato, al prossimo video.